Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Parola del Signore. Rimaniamo per alcuni istanti in preghiera silenziosa, ricordando quello che il Signore ci ha appena detto. Carissimi, chiediamo anzitutto a Dio, che è fuoco, ci vuole infiammare, infuocare, ci vuole far partecipare proprio a questo fuoco che è Lui stesso, che venga nei nostri cuori, li infiammi di fede ardente e di ardente carità, e che ci liberi da ogni incredulità e tiepidezza e ci guidi sulla via che conduce al cielo. Vedete che in questi tempi c'è tanta incredulità. Preghiamo perché il Signore ci liberi da essa e ci renda ardenti di fede. Vedete che al centro della liturgia, andiamocene sempre conto, dobbiamo renderci sempre più conto che al centro della liturgia, al centro di tutto, c'è la Santissima Trinità. Super beata, super santificante, super beatificante, super super reale, cari fratelli, più reale di tutto è Dio. Se noi viviamo, se noi esistiamo, se noi parliamo, conosciamo, preghiamo, è perché Dio ci dona di poter fare questo, cari fratelli, Vedete, attraverso le creature, anche attraverso di noi stessi, dobbiamo riconoscere Dio, la sua opera, la sua super realtà, cari fratelli, più reale di tutto. Questo Dio è più reale di tutto, vuole entrare in voi, vuole entrare in noi. Attraverso di me egli vi sta parlando, vuole operare attraverso questa messa, vuole entrare nella nostra vita, cari fratelli, vuole condurci in particolare al cielo. Abbiamo
cari fratelli, ancora di più, più fortemente che mai oggi, fissare il nostro appunto fine ultimo, cui Dio ci chiama in particolare in questo periodo, ci sta chiamando il Signore. Qual è il nostro fine? Domandiamocelo. Qual è lo scopo della nostra vita? Perché noi viviamo? Perché cosa noi viviamo, cari fratelli? Qual è lo scopo ultimo della tua vita veramente? Perché cosa tu vivi veramente? Tu, la tua scelta interiore, qual è? Cioè, qual è il tuo fine ultimo per cui hai scelto veramente di vivere? Domandiamocelo, cari fratelli. Il nostro fine ultimo è il paradiso ed è Dio, di cui godremo sommamente in cielo, se ci arriveremo. A questo fine, che è il cielo, ci chiama il Signore anche oggi. Avete sentito, cari fratelli, nella seconda lettura, come dice San Pietro, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Nella preghiera iniziale avete sentito Dio Padre di ogni consolazione che gli uomini pellegrini del tempo hai promesso cieli nuovi e terra nuova, cioè il paradiso. Parla oggi al tuo cuore perché in purezza di fede e santità di vita possa camminare verso il giorno in cui ti manifesterai, in cui manifesterai pienamente la gloria del tuo nome. Cari fratelli, la gloria del nome di Dio si manifesterà pienamente per quelli che arriveranno in cielo. Il cielo è il luogo in cui, ecco, noi contempleremo nella maniera più piena Dio. E quindi Dio si manifesterà pienamente a noi, cari fratelli. Signore si vuole manifestare pienamente a noi in cielo. Allora ci stiamo preparando veramente per giungere al cielo? Ci stiamo preparando a morire santamente per giungere al cielo, cari fratelli? Nella prima lettura troviamo scritto: nel deserto preparate la via al Signore, spianate la steppa, nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore. Cari fratelli, stiamo veramente preparando le nostre anime all'incontro con Dio, in particolare nel momento della nostra morte? Voi certamente interessano i vostri figli, il vostro lavoro, la vostra famiglia. Avete fatto le vostre scelte per il bene della vostra famiglia e dei vostri figli? Ma avete anzitutto fatto le vostre scelte per giungere al fine della vita eterna? Cari fratelli, vedete come la parola di Dio ci mette dinanzi questa verità, questa grande realtà, il cielo. Vedete che la missione di Giovanni è anche la missione della Chiesa. In certo modo deve preparare le anime perché incontrino Cristo, ma la Chiesa ci prepara anche in particolare all'incontro decisivo con Cristo nella nostra morte, incontro decisivo perché da esso dipende la dannazione nostra o la vita nostra eterna. Vi ricordate quando vi diedi quell'immagine? C'era il teschio con le ossa e diceva, stava scritto sopra: paradiso eterno, inferno eterno, eleggi, scegli. Dobbiamo scegliere, cari fratelli, dobbiamo scegliere e poi dobbiamo vivere secondo queste scelte. Vita eterna o dannazione eterna, cari fratelli, Ovviamente dobbiamo scegliere la vita eterna. Dio non voglia che ci vogliamo impegnare per la dannazione eterna, cari fratelli, Dobbiamo scegliere la vita eterna. Ma ci crediamo veramente che esiste il cielo? Ci crediamo veramente che esiste il cielo? Se ci crediamo veramente, dobbiamo vivere per giungere al cielo. Le nostre scelte devono essere proprio per giungere al cielo.
E dobbiamo fissare i nostri pensieri in cielo. La felicità perfetta e piena di ogni bene deve essere sempre dinanzi ai nostri occhi, dice il Catechismo Romano. La mente e i pensieri nostri devono essere tutti fissi in essa. Ci sono questi pensieri fissi veramente in cielo, cari fratelli? San Paolo dice: cercate le cose del cielo, pensate alle cose del cielo. Noi ci pensiamo veramente alle cose del cielo? Cerchiamo le cose del cielo? Desideriamo ardentemente le cose del cielo, cari fratelli? Le desideriamo ardentemente queste cose del cielo? Domandatevelo, care sorelle, perché, vedete, Sant'Agostino diceva una cosa molto interessante. La nostra preghiera incessante è il nostro desiderio incessante del cielo. Lo desideriamo veramente questo cielo, cari fratelli? Dov'è il nostro tesoro? Qual è il tuo tesoro? Vedete Gesù che cosa dice nel Vangelo? Dov'è il vostro tesoro? Là sarà anche il vostro cuore. Qual è il tuo tesoro? Se il tuo tesoro è la tua famiglia, il tuo cuore ce l'hai in questo mondo. Se il tuo tesoro è in Dio, è allora che il tuo cuore ce l'hai in cielo. Cari fratelli, attenzione, dov'è il tuo tesoro? Cari fratelli, vedete, la fede non è che sono chiacchiere e teorie, la fede è una realtà. Qual è il tuo tesoro? Ci credi che il tuo tesoro vero è Dio, è il cielo, Lo sai che Dio è più reale di tutto? Ecco perché io vi dico sempre, Dio è super, super reale, perché noi tendiamo ad attaccarci a quello che vediamo, quello che sentiamo, quello che tocchiamo, quello che amiamo, così a livello di passione. Questo è il nostro problema, cari fratelli. Il cielo tante volte lo mettiamo o rischiamo di mettere all'ultimo posto, perché adesso devo pensare a questo, a quell'altro, a quell'altro. Ma vedete come dice il Catechismo Romano, come dice San Paolo? Cerchiamo le cose del cielo, pensiamo alle cose del cielo, cari fratelli. Il nostro tesoro è veramente Dio? Non lo devo domandare io, domandiamocelo tutti, ognuno di voi. Qual è il mio tesoro veramente? Ecco perché dobbiamo farci l'esame di coscienza ogni sera, per vedere: ma oggi è stato veramente Dio il tesoro del mio cuore? Mi sono veramente innamorato di Dio? Voglio andare veramente in cielo per unirmi definitivamente con Dio? Dobbiamo domandarcelo questo, cari fratelli. E non stare tanto a dire: ma io sono di carne, io sono misero. Sì, sei misero, ma Dio è infinitamente più grande, Lui ti vuole attrarre verso queste cose, cari fratelli. Sveglia, 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 svegliamoci, cari fratelli. Il mondo di oggi vive al contrario di quello che stiamo dicendo, Queste cose sono il contrario di quello che insegna il mondo, sappiatelo bene. Il mondo non vi parla del cielo, e se ve ne parla in maniera deviata. Tante volte il mondo vi dice che il vostro cielo, il paradiso, ve lo dovete fare qua giù, i piaceri di questo mondo e tante altre cose. Cari fratelli, attenzione, vedete, la liturgia di questo periodo è una liturgia che è molto illuminante per noi dei nostri tempi, che viviamo tante volte super attaccati alle cose del mondo, immersi nelle cose del mondo. Ci pensiamo al cielo? Guardate, è una domanda che faccio a voi, ma anche a tutti quelli che poi ascoltano queste catechesi. Ci pensi tu al cielo? Ve lo dico e ve lo ripeto, perché, cari fratelli, io temo che oggi siamo tutti troppo immersi nelle cose di questo mondo. E quindi, vedete, cari fratelli, il nostro cuore tante volte non sta con il Signore. Dov'è il tuo cuore? Laddove il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Il nostro cuore dovrebbe stare in cielo, dovrebbe stare con Cristo, dovrebbe stare in Dio, e invece tante volte sta nelle cose di questo mondo, sta in noi stessi, attaccati a noi stessi, sta nella nostra famiglia, sta nei nostri soldi, sta nelle nostre case, sta nei nostri interessi, cari fratelli. Questo è il problema nei nostri tempi, cari fratelli. Il demonio è furbo, il demonio è molto furbo. Quanti di voi pregano intensamente? Perché se noi dobbiamo vivere queste cose, dobbiamo pregare, cari fratelli, Voi lo capite bene, per avere il cuore veramente in Dio. Ma quanto bisogna pregare?
e come bisogna pregare con umiltà. Quando si prega, veramente bisogna pregare in maniera veramente profonda, in maniera veramente raccolta, cari fratelli. E dobbiamo, ripeto, essere molto umili, perché il Signore veramente ci doni, appunto, di mettere il nostro cuore in cielo. Vedete, cari fratelli, dobbiamo conoscere il paradiso. Le state meditando quelle cose che vi ho dato, questi testi che io vi ho dato, questi fogli che io vi ho dato? O avete bruciato tutto? Perché fa freddo. Allora, se avete bisogno di carta, questa carta qui utilizzatela per accendere il cervello e il cuore, non il fuoco, non la stufa, perché dopo rischiate di andare all'inferno. E là, vedete, quando fuori fa freddo, uno dice, magari è troppo freddo, non esco, ma quando va all'inferno c'è il freddo più terribile, è il caldo più terribile, è tutta la sofferenza più terribile. Quindi attenzione, meditatele queste cose che io vi do, per innamorarvi del cielo. Vedete, il catechismo il catechismo romano come spiega bene: il cielo è liberazione da tutti i mali, acquisto di tutti i beni. Quanto c'è da meditare in queste poche parole, cari fratelli. Acquisto di tutti i beni, super acquisto di tutti i beni, super liberazione da tutti i mali. Il catechismo della romano spiega che c'è una beatitudine sostanziale, che appunto consiste nel vedere Dio e godere della sua infinita bellezza, perché qui è la fonte, il principio di ogni bontà. Queste poche parole, cari fratelli, se noi le meditassimo a fondo, ma quanta luce troveremmo, cari fratelli. La beatitudine consiste in due cose: vedremo Dio come è nella sua natura e nella sua sostanza diverremo come dei. Guardate il catechismo romano in poche parole quante cose straordinarie dice: diventeremo come dei. Pensate un po', già in questo mondo il Signore attraverso i sacramenti ci deifica, ma questo sarà soprattutto in cielo. Cari fratelli, ci pensate a queste cose? Se noi ci pensassimo a queste cose veramente in profondità pregando, ma il Signore vi rendereste conto come il Signore vi infiamma di desiderio del cielo, come appunto vi dà proprio delle ali per volare in cielo, per immergervi nella bellezza del cielo, per desiderare il cielo, per aiutare gli altri ad andare verso il cielo, cari fratelli. Ce l'abbiamo tutte queste cose, cari fratelli, ce l'abbiamo noi questa apertura allo Spirito Santo? Stiamo acquistando queste ali per volare verso il cielo? Domandatevelo, cari fratelli e sorelle, fatevi un bel esame di coscienza in questi giorni. Vedete, l'avvento ci aiuta a prepararci alla morte, a prepararci alla santificazione, al paradiso, alla santificazione più piena del cielo. L'avvento ci aiuta a prepararci alla messa, ci aiuta a prepararci al Natale, cari fratelli, non sprechiamo questi giorni, non li sprechiamo questi giorni, e non sprechiamo le messe a cui partecipiamo. Magari uno sta alla messa, sta pensando, devo preparare la cena, il pranzo, no, mettete tutto da parte, che se il Signore vi chiama fra 10 minuti dopo la messa, non ti dirà: ma nella messa hai preparato il pranzo? Hai pensato quello che devi cucinare? Hai pensato quello che devi fare a casa tua? Ti dirà: nella messa hai pensato a santificarti? Perché, cari fratelli, la vita di questo mondo poi finisce, e tante volte finisce molto prima di quanto noi pensiamo. Quindi stiamo preparati, stiamo pronti, sfruttiamo la messa più che mai, perché quando usciamo dalla messa possiamo essere veramente cambiati, altre persone, pieni di Dio, cari fratelli, Vedete, il catechismo romano poi spiega un'altra cosa: oltre alla beatitudine sostanziale in paradiso c'è una beatitudine essenziale, che sono appunto, alla beatitudine essenziale si aggiungono degli abbellimenti comuni a tutti i beati, che essendo meno lontani dalla ragione umana sogliono commuovere ed eccitare con maggior forza gli animi nostri. Notate bene, sarebbe infinita l'enumerazione di tutti i godimenti di cui sarà ripiena la gloria dei beati, e non possiamo immaginarci neppure
quanto sono grandi, cari fratelli, vedete che cosa meravigliosa. Però dice il Catechismo Romano, tuttavia i fedeli devono persuadersi che di tutto quello che di giocondo, di bello, di gioioso può toccarci o desiderarsi in questa vita, sia che si riferisca alla conoscenza dell'intelletto, sia alla perfezione del corpo, di tutto la vita beata dei celesti sarà piena, sebbene in modo più alto di quello che l'occhio possa vedere, l'orecchio possa udire o che comunque possa penetrare nel cuore dell'uomo, come afferma San Paolo. Capite, cari fratelli, che meraviglia! San Paolo dice: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Cari fratelli, il paradiso è super partecipazione nostra alla perfezione di super super Dio, cari fratelli. Spesso, vedete, noi tante volte, appunto, con tre lettere vorremmo richiudere tutto, no? Dio, non Dio, eccetera. Alcuni negano, ma Dio è super super, infinitamente super super. Puoi stare un'infinità di tempo a dire super super super, non hai finito a spiegare chi è Dio, cari fratelli. Quanta gente riduce Dio. Tante volte noi, quando parliamo senza accorgere, riduciamo Dio e la gente lo riconsidera ridotto. Ma Dio è super super realtà, cari fratelli. Già, vedete, tanti atei dicono non esiste Dio, ma già col dire non esiste Dio tu l'hai affermato. Chi ti ha dato l'intelligenza? Chi ti ha dato di parlare? Chi ti ha dato di agire? Il Signore! Quindi è una totale contraddizione negare l'esistenza di Dio, cari fratelli, sappiatelo questo. Chiediamo a questo Signore più reale di tutto proprio che entri nella nostra vita, ci doni questo ardore proprio santo, questo desiderio del cielo, ci doni di contemplare il cielo, ci doni proprio di innamorarci del cielo, cari fratelli, ci metta proprio il cuore e la mente in cielo, cari fratelli, chiedetelo questo al Signore: Signore, mettimi il mio cuore in cielo, non lo voglio più su questa terra, donami il tuo cuore. Il cuore di Cristo dove sta? Sta in cielo, cari fratelli, sta tutto rivolto verso Dio, e proprio perché sta tutto rivolto verso Dio può operare tanto di più in questo mondo. Noi quanto più siamo attaccati in questo mondo, quanto più siamo attaccati a questo mondo, tanto meno possiamo fare in questo mondo. Quanto più siamo uniti a Dio, riempiti di Dio, riempiti di cielo, tanto più siamo veramente efficaci per il vero bene di questo mondo. Pensate ai grandi santi, cari fratelli, che erano tutti rivolti verso il cielo ed erano tutti pieni di Dio. Come operavano per la salvezza del mondo, cari fratelli, che meraviglia! E vedete che la messa vuole realizzare proprio questo in noi. Voi mi potete dire: ma come posso fare io a pensare al cielo? Come il Signore lo vuole fare in te? Che cosa, vedete, che cosa fa il Signore nella messa per noi? Vuole venire in noi, ci vuole illuminare, ci vuole portare in cielo, ci vuole donare proprio quello che stiamo dicendo. Questo desiderio del cielo, questa contemplazione del cielo, questo volgere proprio il nostro pensiero continuamente al cielo, cari fratelli, che meraviglia, Allora, vedete, questa è la messa. Il Signore vuole entrare nella nostra vita, ci vuole orientare decisamente verso il cielo. Prendere la comunione, che significa, cari fratelli? Significa ricevere Dio che ci orienta tutti a sé e quindi al cielo, cari fratelli. Vedete che cosa bella, una persona che fa veramente la comunione eucaristica veramente bene, una persona, come dice San Paolo, che cerca le cose del cielo, che pensa alle cose del cielo, cari fratelli, che bello, come Gesù. Vedete che Gesù, noi tante volte non ci rendiamo conto della ricchezza straordinaria di Cristo come uomo. Gesù, nella parte più alta della sua mente, aveva la visione beatifica, quella che hanno i beati in cielo, quindi contemplava continuamente la Trinità. Pensate che meraviglia, cari fratelli. Gesù viveva nella pienezza, quello che dice San Paolo: cercate le cose del cielo, pensate alle cose del cielo. Ma Gesù ci vuole donare anche a noi questo, di partecipare a queste meraviglie che viveva lui. Che bello,
Che cosa meravigliosa, cari fratelli. E guardate, e voglio dire un'ultima cosa e concludo. Stiamo attenti a non, appunto, innanzitutto a non attaccarci alle cose del mondo, ma stiamo attenti anche a non aver paura di Dio. Ricordate qualche settimana fa il servo infingardo, il servo pigro, nasconde la cosa sotto, nasconde appunto il dono che gli era stato fatto per utilizzarlo, lo nasconde e poi si presenta al Signore facendogli capire che lui aveva paura. Non dobbiamo avere paura di Dio, cari fratelli. Sì, timore, ma non paura paralizzante. Perché, cari fratelli, il Signore vuole fare lui in noi queste cose. Il Signore ci vuole attirare a sé, ci vuole donare la sua vita. Dio è sommamente attrattivo a sé, Noi dobbiamo lasciarci attirare da Dio, dobbiamo lasciarci, ecco, guidare da Lui, lasciarci portare da Lui, cari fratelli. Il Signore vuole fare meraviglie in noi, quindi innanzitutto lo ringraziamo, grazie Signore, perché vuoi fare queste meraviglie in noi, grazie perché ci vuoi guidare verso il cielo, grazie perché ci vuoi far pensare al cielo, grazie Signore perché ci vuoi far cercare, ci vuoi donare di cercare le cose del cielo, grazie Signore. Ma poi, ecco, ringraziamolo, ma anche non soltanto con la bocca, ma anche con la nostra vita, e quindi dobbiamo collaborare con Lui, cari fratelli, collaborare con la preghiera, preghiamo e non stanchiamoci di pregare. Chi prega certamente si salva, ricordatevelo bene. E Padre Pio diceva: chi prega molto certamente si salva. Ricordatevelo bene, questo ed esaminatevi. State pregando intensamente? Stiamo pregando intensamente nella nostra parrocchia? Domandiamocelo, cari fratelli, Domandiamocelo. Signore vuole fare meraviglie in noi e quindi appunto ci chiama a collaborare. Collaborare con la preghiera, con la confessione, confessatevi bene, non in questo periodo, confessatevi quanto prima, quanto meglio, nella maniera più perfetta, cari fratelli, confessatevi bene, venite spesso alla Santa Messa, vedete, adesso veniamo sempre qui in chiesa, fa anche caldo, non si può dire la chiesa fa freddo, no, il Signore ci ha dato una chiesa confortevole. Quindi non potrete dire: Signore, ma lì faceva troppo freddo, mi ammalavo, proprio non facevo più niente. Non potrete dire questo al Signore. Venite spesso in chiesa, perché? Che nell'Eucaristia c'è il cielo, c'è Gesù glorioso, cari fratelli. Se noi desideriamo il cielo, desideriamo l'Eucaristia, per unirci al cielo nella maniera più perfetta, cari fratelli. Che cosa bella, Noi dobbiamo camminare, appunto, ecco, sulla via proprio del Signore, la via della croce. Ma appunto alla fine c'è il cielo, cari fratelli. Nell'Eucaristia abbiamo la forza per camminare su questa via stretta della croce, ma verso il cielo, pieni di Cristo glorioso, guidati da Lui verso il cielo, cari fratelli. Bene, allora concludiamo questa nostra riflessione proprio ringraziando la Santissima Trinità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E la ringraziamo bene, rinnovando anche il nostro atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Rinnoviamo adesso, cari fratelli, la nostra professione di fede, ma vi chiedo di farla proprio veramente col cuore, con grande, appunto, una fede veramente ardente. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù.